Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le creature di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti per lo spirito più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, volume 13, 4 febbraio 1922. Figlia mia, le anime che vivono nella mia volontà sono le piccole rotelle che girano nella gran ruota dell'eternità. La mia volontà è il moto e la vita della ruota dell'eternità è interminabile. Come esse entrano nel mio volere per pregare, per amare, per operare, la ruota dell'eternità le fa girare nella sua circonferenza interminabile. Ed esse, siccome in quella ruota trovano tutto ciò che si è fatto e si deve fare e tutto ciò che dovrebbe farsi e non si fa, come girano, così gettano luce e ondate divine in ciò che si è fatto e si deve fare, dando a nome di tutti l'onore divino al loro creatore, e rifaranno ciò che dalle creature non è stato fatto.
Oh, com'è bello vedere un'anima entrare nel mio volere. Come entra la gran ruota dell'eternità le dà la corda per farla girare nella sua gran mole. E la piccola rotella fa dei giri eterni. La corda della gran ruota la mette in comunicazione con tutte le corde divine. E mentre gira fa ciò che fa il suo creatore. Perciò esse sono come le prime da me create e come le ultime, perché nel girare si trovano al principio, nel mezzo e alla fine. Onde saranno la corona di tutta l'umana famiglia, la gloria, l'onore e il supplemento di tutti, e il ritorno a Dio di tutto l'ordine delle cose create da Lui. Perciò i tuoi giri siano continui nel mio volere. Come l'anima entra nella mia volontà, gira per quante intelligenze pensano, quanti sguardi danno le creature, quante parole dicono, quante opere e quanti passi fanno. Queste anime girano ad ogni atto divino, ad ogni moto, ad ogni grazia che dal cielo scende. Insomma, in ciò che si fa in cielo e in terra, loro formano il giro. I giri di queste rotelle sono veloci, ma io li numero tutti. Prima per prendermi la gloria, l'amore eterno che mi danno, e poi per fondere tutto il bene eterno e dar loro la capacità di farmi sorpassare tutto, per poter abbracciare e farsi corona di tutto. Volume 13, 20 gennaio 1922. Io, quando voglio chiamare un'anima nel mio volere per fare che vi stabilisca il suo soggiorno, giro tutto il mondo e forse tutte le generazioni. E dove trovo la più piccola, la più povera, la prendo e la metto nell'ambito eterno del mio volere e le dico: lavora insieme con me nella mia volontà, ciò che è mio è tuo. Deponi se hai qualche cosa di proprio, perché nella santità e l'immensa ricchezza della mia volontà non è altro che miseri cenci, che sono i tuoi meriti a confronto dei miei. Nel mio volere li troverai tutti, ed io te ne faccio padrone. Voglio che lasci tutto da parte. La tua missione è grandissima. Voglio che tu stia in continuo atto nel mio volere. Voglio il passeggio dei tuoi pensieri nel mio volere, che passeggiando su tutte le umane intelligenze stendano il manto del mio volere su tutte le menti create. Ed elevandosi fino al trono dell'Eterno, offrono tutti i pensieri umani improntati dell'onore, della gloria e della mia volontà divina. Poi stendi il manto del mio volere su tutti gli sguardi umani, su tutte le parole, mettendo come in passeggio i tuoi occhi e le tue parole su tutte le loro, e suggellandole col mio volere ti elevi di nuovo innanzi alla Maestà Suprema. E offri l'omaggio come se tutti avessero fatto uso della vista e della parola secondo il mio volere. E così se operi, se respiri, se il tuo cuore palpita, il tuo passeggio sia continuo. La tua via è lunghissima, è tutta l'eternità che devi percorrere. Se sapessi quanto perdi con una fermata e che privi me non di un onore umano, ma di un onore divino. Perciò attenzione a fare le corse nel mio volere. Alla scuola di Gesù anche noi insieme a lui diciamo: Padre Santo, vengo al tuo trono per portarti nel mio grembo tutti i tuoi figli, le tue care immagini da te create, per rimetterli nel tuo grembo divino, affinché quella volontà da essi spezzata tra te e loro tu la vincoli e la rannodi di nuovo. Sono piccola, è vero, ma prendo l'impegno di soddisfarti per tutti. Non mi partirò dal tuo trono se non mi vincoli la volontà umana con la divina, e portandola in terra venga il regno del tuo volere sulla terra. Ai piccoli nulla si nega, perché ciò che chiedono non è altro che l'eco del tuo stesso volere e di ciò che vuoi tu. Ora, in questi due splendidi scritti, Gesù fondamentalmente ci trasmette due grandi verità, ribadendo ciò che ormai conosciamo, cioè che l'anima che vive nel divino volere opera e ripara per tutto e per tutti, ristabilisce l'ordine della creazione in tutto e porta a Dio la gloria e l'onore per tutto. Gesù usa l'immagine, fin da adesso possiamo già pensare che è una buona immagine da portarci per il corso della giornata, della rotella che gira come un piccolo ingranaggio nella gran ruota dell'eternità. E quindi in questo senso si muove, opera e lavora. Poi, a partire da questa immagine, da questa metafora, Gesù cita, e l'immagine della ruota ci fa capire anche bene, no? Questo termine tecnico
uno dei tanti termini tecnici che si trovano nella Divina Volontà, che è appunto il girare, che forse oggi è bene approfondire un po', perché non sempre questo concetto è facilmente compreso, non è molto intuitivo, quindi bisogna anche comprendere come si fanno i giri, quali sono, e cercheremo di meditarci un po'. Mentre nella seconda parte, oltre che a ribadire l'importanza del girare appunto e dell'operare in continuo atto nel volere divino, c'è anche una piccola sorpresina sulla vocazione, la missione al divino volere. E vedremo che qui, come la Divina Maria, per essere chiamati al divino volere ci vuole soltanto una cosa: ha guardato l'umiltà della sua serva, cioè il nulla. Il nulla guardato di tutto, che si è riempito di divina volontà. È stato così in Maria, così deve essere in chiunque desidera entrare in questo mondo divino. Perché questi sono coloro che il Signore sceglie. Dove trovo la più piccola, la più povera, la prendo e la metto nell'ambito del mio volere. Ora, cosa sono questi giri? Ci sono i giri, diciamo così, perdonatemi il termine, un po' istituzionali, no? Che sono i giri nel fiat creante e nel fiat redimente. Questi giri, tra l'altro, possono essere imparati facilmente per chi vuole un aiuto, per chi non è in grado di farli da solo, attraverso due strumenti, entrambi composti sotto ispirazione da Luisa, che si trovano, no? Io li ho messi in giro. E il pellegrinaggio nella Divina Volontà, che comincia con un grande giro nel fiat creante e prosegue con il fiat redimente, perché abbraccia anche la vita terrena di Gesù, la sua predicazione e la sua passione, morte e risurrezione, e le ore della passione, che sono il più completo e grande giro nel fiat redimente, forse non dico che esista, ma sicuramente tra le cose ricevute da Luisa è un piccolo capolavoro. E la struttura proprio di questi due strumenti ausiliari che ci insegnano a girare nella creazione e nella redenzione e ci crea, diciamo, nell'anima quell'habitus tale che, se poi piano piano lo desideriamo, impariamo a fare anche noi i giri, no? Ecco, si tratta fondamentalmente, questa è una cosa molto bella della vita nella Divina Volontà, di una grande contemplazione. La vita nella Divina Volontà è proprio di anime che aspirano ad essere contemplative, pur senza stare in monastero di clausura, no? Contemplare, in greco, diciamo etimologicamente, vuol dire guardare con profonda attenzione, stupore e ammirazione. E deve essere così, no? Perché tutto quello che ci circonda è un ti amo di Dio, ma per riconoscerlo come tale bisogna prestarci attenzione e guardarlo con gli occhi della fede. Così la passione di Gesù, a cui molti uomini purtroppo ingrati non pensano, facendo una gravissima mancanza nei confronti di Gesù, che è il Figlio di Dio e che ha sofferto così tanto per noi, dobbiamo pensarci alla passione di Gesù, dobbiamo guardarla, anche certamente aiutandoci attraverso delle informazioni. I Vangeli ci descrivono come è stata la passione, la sostanza della passione di Gesù, ma poi Gesù nel corso della storia ha voluto, come dire, far vedere, mostrare la sua passione a tante sue spose, a tanti santi, che ci hanno lasciato degli scritti, no? Dove si danno dei piccoli particolari, che sono dei piccoli particolari che servono, come dire, ad eccitarci di più all'amore e alla gratitudine, no? Guardando bene
fino a che punto Gesù ha sofferto. L'ora della passione ci fanno anche vedere molto l'interno di Gesù, no? Quindi come ha sofferto e offerto tutto, e al tempo stesso mettono nelle nostre labbra alcuni giri, specialmente quando durante l'ora della passione si comincia a dire a Gesù: guarda, ti bacio la mano destra, la mano sinistra, ti bacio le labbra, ti bacio il petto, ti bacio i piedi, ti bacio il cuore, ti bacio il volto, ti bacio il collo, ti bacio le spalle, no? E molto spesso c'è in questo bacio l'intenzione di portare il bacio di tutti, il bacio di gratitudine, il bacio di riparazione di tutti gli uomini, no? E questa è una caratteristica tipica dei giri. Allora, di per sé, come detto altre volte, un giro consiste, numero uno, nella presa di coscienza, ecco, di un'operazione della Divina Volontà fantastica, e le più grandi sono la creazione e la redenzione, no? La seconda, nel ringraziamento personale per questo. La terza, ecco, quando si tratta di una creatura non intelligente, il mettersi in essa, quindi il mettere il nostro ti amo in quella creatura per farlo tornare al Signore. Ne abbiamo parlato nella meditazione dei giorni scorsi, no? I salmi di lode, ciò che la Chiesa fa ufficialmente nell'azione liturgica delle lodi mattutine, dove vuole dare voce a tutto il creato, anche la splendida preghiera eucaristica 4 della Santa Messa, perciò noi fatti voce di tutto il creato e esultanti cantiamo, dice, no? Il prefazio, il termine del prefazio. E poi, però, ecco, questo è un punto fondamentale, l'ultimo ti amo è per tutti gli uomini di tutti i tempi che si abbracciano nel Divino Volere e di tutti i luoghi, che magari per quel fiorellino, per quel vento, per quella nube, per quel fiume, per quel lago, per quello stelo di erba e qualunque altra cosa, non hanno mai detto grazie a Gesù e alla Santissima Trinità. La stessa cosa si fa nella passione, no? Ecco, però qui vediamo come tutto si dilata fino a diventare praticamente un giro continuo e ininterrotto, fondendosi con la Divina Volontà e mettendoci sempre un atto cosciente, perché qui è il lavoro che dobbiamo fare noi, il lavoro interiore, no? Io dico al Signore: fondo il mio palpito con il tuo, nel Divin Volere, e già con questo gesto, se ho fuso il palpito nel Divin Volere, vuol dire che tutti i palpiti di tutti gli uomini stanno dicendo il proprio ti amo a Dio. Molte volte occorre fare questo in maniera esplicita, e questo per esempio è un importantissimo strumento anche di trasformazione del mondo, no? Quindi vedo una persona che mi fa uno sguardo cattivo. Bene, Gesù, ti amo con la tua volontà, metto il mio ti amo in quegli occhi, ecco, per riparare questo sguardo cattivo, per attirare la tua volontà e il tuo fiat in quegli occhi, perché possano essere sanati, perché possano essere guariti e non siano più usati per guardare malamente una creatura, ma possono essere sempre solo sguardi d'amore. Questo è un giro, questo qui. È un giro, diciamo, dilatato, perché ci sono, ripeto, quelli tecnici del fiat creante. Questo potremmo chiamarlo un giro nel fiat santificante, cioè in tutto, in tutte quelle operazioni, appunto santificanti, che la Santissima Trinità ha fatto e vuole fare, e che molte volte, quasi sempre, è impedita dalle cattive volontà degli esseri umani. E allora c'è bisogno di qualcuno che si sostituisce a loro, che prende per loro quello che rifiutano e che lo invoca su di loro, no? Vedo una persona che bestemmia: Gesù, ti amo con la tua volontà, metto il mio ti amo su quelle labbra che hanno osato offendere il tuo nome
sperando tanto che non sappiano quello che fanno, e riparo per quella bestemmia e invoco su quelle labbra l'avvento del regno del Fiat Supremo perché non siano più usate per offenderti, ma solo per lodarti, benedirti e ringraziarti, per cui su quelle labbra io Gesù ti amo, ti lodo, ti adoro, ti benedico e ti ringrazio. Queste sono operazioni fantastiche, bellissime, che portano dentro il nostro cuore un'immensissima pace e che, ripeto, sono causa di grandissima santificazione del mondo e di grandissima gloria per Dio. E io chiedo sempre, lo chiedo per me, anzitutto lo chiedo per tutti, che lo Spirito Santo ci illumini e ci faccia comprendere questo, no? E anche lo splendore di questa bellissima missione, quindi essere chiamati a dare a Gesù qualcosa di più bello, quell'amore e quella gloria che purtroppo la maggioranza degli uomini, ubriacati dalla volontà umana seduta da Satana, omettono di fare. Quella grande gloria, no? E questo vale per tutte le cose, d'accordo? E vedo una persona passeggiare, Gesù ti amo con la mia volontà, unisco i miei passi ai tuoi, e unendo i miei passi ai tuoi entro nei passi, nella tua volontà, degli uomini che sto vedendo, ma anche degli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, perché ogni passo sia un canto di gloria al tuo nome e sia un ti amo rivolto a te, eccetera, no? Piano piano, ecco, vedremo che cercando di raggiungere la fusione con la divina volontà, teniamo presente che questo è la fusione con la divina volontà, può raggiungersi attraverso la via ordinaria. Io sono, dico sempre, un principiante, un novizio, non voglio certamente fare da maestro a nessuno, queste sono piccole considerazioni e meditazioni che personali, diciamo così, che rendo pubbliche semplicemente perché se qualcuno può trarne giovamento lo faccia, altrimenti le consideri un nulla quali sono. E per via ordinaria ci si può arrivare con molta serena fatica, diciamo così. Noi però dobbiamo chiedere al Signore il dono del divin volere, ecco, perché se ci arriva questa grazia dal cielo, questo non ci esenta poi, no, dal doverla esercitare, però ci semplifica enormemente la vita, no? Luisa ha avuto il dono della divina volontà proprio come grazia straordinaria, e noi possiamo e dobbiamo chiederla per noi e per tutti. Voi sapete che le grazie straordinarie normalmente, dicono i maestri di spirito, non si devono chiedere, d'accordo? Nessuno deve chiedere grazie straordinarie così, però ci sono alcune grazie straordinarie, come questa, che apportano nell'anima un grandissimo beneficio, d'accordo? Perché la santificano in sommo grado, cioè se un'anima avesse il dono della divina volontà diventa un portento che fa tanto di quel bene che nessuno può sondarlo se non Dio solo, no? Quindi questa non è, come dire, una grazia chiesta per uso privato, diciamo così, no? Quindi per avere un godimento anticipato del paradiso gratuito e fine a se stesso, no? Questa è una cosa chiesta appunto per gli enormi effetti benefici che produce su di noi e su tutti. Questi sono soltanto alcuni esempi, ecco, di che cosa significa girare, no? Di come questa rotella si muove dentro questo grande ingranaggio e porta tutto il creato, diciamo così, inanimato, quindi non intelligente, e il creato intelligente a Dio, ed entra poi nei misteri immensi dell'amore di Gesù e di Maria, che più di quanto ci hanno amato non potevano amarci, no? E il ricordo della passione e
la gratitudine immensa a Gesù per quello che ha fatto per noi deve essere l'alimento costante, insomma. Io confesso, lo dico come atto doveroso, insomma, che è mio fermo proposito non lasciare mai le ore della passione, mai. Come diceva la lettera che abbiamo sentito qualche giorno fa di Santa Chiara la Beata Agnese, no? Li pensa, fissa colui che tanto ti ha amato e che ha sofferto, ma se ben se ne ricorda, oppure quando diceva, citando il profeta Geremia, dice fermatevi e guardatevi se esiste un dolore simile al mio dolore, no? E Santa Chiara risponde ben se ne ricorda, sempre citando la scrittura, e si accascia dentro di me l'anima mia. Non c'è niente di più sublime che ripensare alla passione piena di amore di Gesù, ricordando bene che tu personalmente sei oggetto in quel momento dei suoi pensieri. Una parolina per chiudere su questa chiamata al divino volere. Gesù gira per tutto il mondo e per tutte le generazioni per trovare i più piccoli e i più poveri. Qui sembra un eco del Vangelo, no? Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Io ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Così come la nostra cara Divina Maria, piccola, è piaciuta all'Altissimo, ha guardato l'umiltà della sua serva. Allora, questa piccolezza certamente è un fatto del cuore. Noi possiamo dire in cecoslovacco, ah io sono un poveraccio, ah io sono tanto piccolo, ah io sono un povero peccatore, eccetera, eccetera, e poi avere il cuore pieno di noi stessi. Gesù lo sa perché lo conosce il nostro cuore. E invece possiamo veramente essere come il pubblicano, che non osa neanche alzare gli occhi al cielo e pur senza la disperazione, d'accordo, che non è mai un atteggiamento che viene dal cielo, ma in quello stato di profonda umiltà, cioè Gesù abbi pietà di me peccatore, no? Come il grande San Francesco d'Assisi, che insegnava ai suoi che lui era il peggio esponente della razza umana. Voi sapete che frate Leone una volta ce la faceva più, gli disse, ma padre, ma come fai a dire in verità questa cosa qui? No, io capisco l'umiltà, ma questo non è vero, no? Nel mondo ci sono criminali, assassini, impuri, fornicatori, adulteri, gente che va a prostitute, ma come fai tu a dire che sei peggio di loro? Tu mica fai queste cose. Eh sì, frate Leone, rispose Francesco, no? Io non le faccio, ma non le faccio per grazia di Dio. E quante grazie io ho ricevuto che questi poverini non hanno mai ricevuto. Se loro l'avessero ricevute, sarebbero diventati molto molto più santi di me. E se io non l'avessi ricevute, sarei diventato molto peggio di loro. Questo è un fatto interiore anche questo, figlioli miei cari. Cioè, se il tuo cuore è così, Gesù lo vede e scende immediatamente nel tuo cuore. Se il tuo cuore così non è, possiamo stare a dire io sono peccatore quanto ti pare, se non ci credi, e questo poi si vede alla prova pratica, no? Quindi diceva San José Maria Scrivá, non sei umile se ti umili, ma sei umile quando qualcuno ti umilia e tu lì ti comporti bene, lo accetti per amore di Dio e non reagisci. Allora, questa umiltà e piccolezza non dipende da fattori esterni. Uno può averci quattro lauree, d'accordo, ed essere piccolo e povero in questo senso. Uno può essere miliardario ed essere piccolo e povero in questo senso. È un fatto del cuore. Perché se uno è miliardario nella coscienza che quei beni che ha li ha ricevuti da Dio e che deve usarli bene per la sua gloria e che deve farci un sacco di bene, quei miliardi non gli fanno niente se non accrescere il patrimonio delle sue virtù. Se uno è colto e sa che di per se stessa la scienza gonfia, ma che può essere usata per il bene, se uno se ne fa buon uso per la professione,
o per l'edificazione del prossimo, nella coscienza che è nulla di fronte a ciò che Dio è. Quelli che si pavoneggiano per i titoli e per le cose, dice, ma dinanzi alla scienza e alla sapienza di Dio, ma che cosa sono quattro lauree? Ammesso che uno ce la possa averci quattro lauree, è un pochino difficile in questo mondo. Cosa sono però quattro lauree in confronto alla scienza e alla sapienza di Dio? Sono nulla, sono, no? E se non ci riscontriamo in queste disposizioni, supplichiamo il Signore di farci piccoli, perché dobbiamo, per entrare in questo mondo, deporre tutto quello che è nostro. Dovremo a volte, insomma, fare qualche esercizio nel prendere la parola io, ecco, e bandirla dal nostro vocabolario. Non stare mai a parlare di noi stessi, non stare a sottolineare quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto. Se abbiamo fatto qualcosa di buono, che solo Dio poi lo sa, speriamo di farlo nel divino volere, perché sia assolutamente perfettissimo, perché se è un atto buono nostro, abbiamo visto nei giorni scorsi, è sempre più disastroso che buono, per quanto buono sia. E mai attribuire a noi stessi nulla di buono, perché se l'abbiamo veramente fatto, ancora di più nel divino volere, dove nulla c'è di nostro, è tutto opera dell'Altissimo. Quindi questo stato di evangelica povertà, che è la cosa più bella che esista, che ripeto non coincide con la povertà materiale, anche se una certa povertà materiale, se ben vissuta, sottolineo, può favorire questa disposizione interiore, no? Però è la cosa più bella del mondo. Ricevere tutto da Lui, trovare tutto in Lui e riportare nel divin volere tutto in Lui. Se operiamo, se respiriamo, se il nostro cuore palpita, che possiamo passeggiare in continuazione. Ecco, ristabilendo l'ordine nella creazione. Io continuo a pensare che questa è la cosa in assoluto più importante che ci possa essere. Mi piace concludere con una parola di Gesù forte, ecco, per chi sente il desiderio di entrare nel divin volere, e questa dobbiamo farla nostra. Voglio che lasci tutto da parte. La tua missione è grandissima. Ecco, facciamo qualche istante di silenzio e concludiamo la meditazione. O Divina Maria, figlia e ancella primogenita della Divina Volontà, o tu che ti sei ritenuto a nulla e che come nulla hai vissuto, piena solo dell'Altissimo, che ti ha ricolmato di incalcolabili tesori e doni di natura e di grazia, prendi la nostra vita, aiutaci a svuotarla di tutto, insegnaci la tua piccolezza, la tua povertà, il tuo ritenere un nulla, perché possiamo essere ripieni solo
ed esclusivamente del Signore. Vieni tu come ancella prediletta, come primogenita della divina volontà, ad operare in me, a pensare in me, a parlare in me, a guardare in me, a camminare in me, a muoverti in me, a respirare in me. Il mio cuore palpiti all'unisono con il tuo cuore immacolato, perché tutto in te sia unito perfettamente alla divina volontà, e dia al Padre la gloria per noi, per me e per tutti, che egli attende e merita e che equilibra l'ordine della creazione. Come accennato, possiamo ricordare oggi nella nostra prosecuzione, ecco, della meditazione nel corso della giornata, l'immagine della rotella in questo grande ingranaggio eterno della divina volontà. E forse è bene anche ricordare: ha guardato l'umiltà della sua serva. E facciamo anche qualche invocazione, proprio utilizzando una parte composta del Magnificat, per concludere con qualche preghiera litanica. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua ancella. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua schiava. Nella divina volontà tutti vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.